buonasera. Siamo da Stio a Cicci Maretati, edizione numero 27, dopo 2 anni di fermo. Ci troviamo in un castagneto dove abbiamo scelto di porre la nostra location in quanto considerato da noi un posto molto molto suggestivo e è bello. Abbiamo creato queste capannucce in legno per rimanere nel tema, non usare cemento, non usare altre cose che possano danneggiare l'ambiente. È il nostro intento, il nostro scopo è soprattutto quello di promuovere i prodotti del territorio e valorizzare le nostre produzioni. Cicci Maretati come è iniziata? È iniziata con la parola sacra dei piatti poveri. In piazza abbiamo cucinato per far mangiare le persone in piazza, per un momento di aggregazione. E dopodiché abbiamo cominciato a pensare di fare un qualcosa di un pochino di diverso e avevamo un'altra location, un Querceto, però fortunatamente abbiamo cominciato ad espanderci, a diventare sempre un pochino più grandi e il posto era diventato piccolino e abbiamo deciso di spostarci in questa location che è stata messa a disposizione da una delle socie e quindi abbiamo creato tutto questo da zero, si può dire, perché qua in effetti non c'era nulla. Il nostro menù è abbastanza variegato, però fatto di sapori e tradizioni. In effetti noi facciamo i cicci maretati, che è il piatto clou ed è il nome della sagra, che sarebbe una zuppa di legumi, ceci, cicerchie, lenticchie, fagiolo bianco della regina, fagiolo scuro. Si chiamano cicci maretati in quanto si sposano nella stessa caldaia tutti insieme a cottura lenta, senza essere mai girati e senza essere mai toccati. Poi facciamo i cavatielli, abbiamo le donne che fanno i cavatielli a mano ancora, e conditi con sugo semplice e cacio e ricotta fornito da un produttore del paese, del posto. Abbiamo il grano al forno, che è un prodotto che penso pochi riescano più a ricordare, e lo facciamo ancora come si faceva anticamente, col grano Senatori Cappelli decorticato e cotto al forno insieme a uova, formaggio, un po' di pepe e un po' di peperoncino, e con la sugna, con lo strutto e non margarina e non burro assolutamente. Poi abbiamo le foglie patate col vicci, che sono le foglie di bietola mischiate insieme alle patate soffritte in aglio, olio e peperoncino, e servite con il vicci, che sarebbe questo tipo di pane, una specie di pane azimo che non è azimo, però è senza lievito ed è un pochino più alto. Come dolci abbiamo le zeppole di San Giuseppe, così chiamate, gli struffoli e i frisillini, che sono dei biscottini fatti con acqua e miele. Cerchiamo di fare del nostro meglio per far vivere queste tradizioni, far rimanere i prodotti e quei pochi produttori che ancora riescono a sopravvivere e a darci una mano, e insomma facciamo del nostro meglio per poter dare il meglio a chi viene a questa sagra. Cerchiamo sempre di offrire la qualità e mai la quantità. E nonostante in effetti noi abbiamo la tradizione come vocazione, abbiamo questo sistema però di prenotazioni e di gestione degli ordini che diciamo è tutto molto avanzato ed è in effetti viene considerato da tutti gli utenti qualcosa di eccezionale. Sono 27 anni che la facciamo e ancora oggi ci emozioniamo, perché è veramente stupendo vedere le persone, sentire i complimenti, ed è bello anche sentire le critiche, perché poi qualche cosa certamente la sbagli, quindi di conseguenza se ti danno una critica giusta è bello, perché puoi migliorarti, puoi creare quel qualcosa che forse ti era sfuggito nonostante le tante attenzioni. Un saluto a tutte le persone che parteciperanno e che verranno ancora da qua al 23, un saluto a tutti quelli che hanno creduto in noi e un saluto a tutti gli amici del paese, all'amministrazione che comunque ci supporta, alle forze dell'ordine, tutti quanti schierati a favore di questa situazione. Quindi un saluto a tutti e un ringraziamento a tutti, veramente di vero cuore.